Bentrovati con una nuova puntata di Sport in Provincia. Come ogni lunedì parleremo di calcio e lo farete in compagnia, oltre che di me, Riccardo Valentini, anche di un famoso allenatore civitavecchiese della zona, quest'anno sulla panchina della Cainese, Riccardo Sperduti. Buonasera Riccardo. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Allora, Riccardo, come tutti sanno, è allenatore della Cainese che lo scorso anno militava nel campionato di promozione e quest'anno, dopo la promozione in eccellenza, sta disputando appunto questa categoria. Però prima di parlare, ovviamente in questa puntata c'è ampio spazio dedicato alla Cainese, nella prima parte, come ogni lunedì, parleremo di Serie D con il Civitavecchia Calcio che purtroppo non naviga in buone acque. Domenica al Fattori contro la Casertana, primo tempo chiuso inaspettatamente in vantaggio per 2-0 e nella ripresa clamoroso ribaltone della Casertana che in appena 6 minuti ha pareggiato la partita e nel finale, complice un brutto liscio di Mencio, si è portata sul 3-2. Riccardo, da allenatore sicuramente sarà capitato tante volte di vincere e di perdere ribaltando incontri così. Cosa si prova in quei momenti? Beh, si prova quando il risultato è negativo, chiaro, ti lascia un amaro in bocca non indifferente. Poi un doppio vantaggio di solito si riesce sempre a gestire, però lo insegnano anche i professionisti. Io faccio il tifo per una squadra che la settimana scorsa è incappata in questo tipo di ribaltone. Il calcio ha le sue sfumature, le sue sfaccettature, non è una scienza esatta e quindi ti offre anche questo tipo di possibilità, nel senso che te le offre a volte in modo positivo e a volte ne paghi le conseguenze. A mio avviso, ovviamente qui in questo campo il calcio, come appunto ha ricordato il nostro amico Sperduti, non è una scienza esatta, quindi siamo tutti allenatori, tutti diamo la nostra versione dei fatti. Quello che ci ha un po' stupito è che chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, sapendo che la condizione atletica dei nerazzurri è attualmente quantomeno a ribasso, ci si aspettava un secondo tempo chiuso in difesa per cercare di puntare a mantenere il risultato. Invece il Civitavecchia ha continuato a giocare a viso aperto, con quindi la benzina che ben presto finita e con spazi larghi che i talentuosi giocatori della Casertana, fra cui il numero 18 Manco, entrato nella ripresa, acquistato solamente nel giorno di giovedì, è davvero un grande talento che infatti non a caso per tanti anni ha militato in Serie C. Questo Manco ha devastato la difesa del Civitavecchia e ha portato alla fine alla vittoria della formazione ospite. Questa la nostra chiave di lettura. Sentiamo invece Mister Ferretti nell'intervista realizzata post partita per cercare di capire quali sono state secondo lui le cause della sconfitta. Sentiamo Mister Ferretti. Siamo qui con Casertana 2-3, una partita strana, diciamo. Il primo tempo è chiuso in vantaggio dei nerazzurri per 2-0, nella ripresa incredibile rimonta degli ospiti che si aggiudicano la partita per 3-2. Qual è stata secondo lei la chiave di volta della partita o l'analisi da fare? La partita non è stata strana, la partita è stata così. La squadra, finché ha tenuto botta fisicamente, ha giocato la partita, credo che la stava anche portando meritatamente in vantaggio. Noi già soffriamo da qualche partita per un discorso precedente, al fatto che questa squadra non ha avuto una base di preparazione, si è potuta allenare poco e anche male, tra l'altro, perché non c'è da dimenticare che nelle scorse settimane qui si sono presentati 30-40 giocatori a fare i provini, quindi questa squadra ha potuto lavorare poco sotto l'aspetto fisico, tattico. I giocatori erano autogestiti durante queste settimane perché non c'era l'allenatore fino a quando non sono arrivato io. La partita si spiega molto bene, per un tempo direi la squadra ha tenuto molto bene fisicamente e credo che meritasse il vantaggio, ma il secondo tempo è calata fisicamente, ha commesso degli errori e la Casertana ne ha approfittato. Credo non ci sia altra spiegazione. Sapendo che la condizione atletica del Civitavecchia in questo momento appunto non è ottimale e avendo chiuso in vantaggio il primo tempo per 2-0, non era forse il caso di entrare nella ripresa con un atteggiamento più difensivo, se non altro con delle ali più in aiuto dei terzini? No, ma questo io è quello che avevo chiesto, solo che purtroppo lì non credo sia un problema di copertura delle ali, credo che sia stato proprio un problema di valutazione sbagliata di un paio di passaggi o di palloni. I giocatori sono rimasti un po' larghi, un po' chiusi sulle gambe,
credo che poi, al di là delle colpe specifiche, in generale credo che il calo sia dovuto a un aspetto fisico. Adesso stare a dare la colpa alle ali o ai terzini o ai difensori centrali o al portiere non credo serva a niente. La squadra ha bisogno di lavorare, perché credo invece sia sulla strada giusta per fare un ottimo campionato. È chiaro che la rosa va rinforzata e io sto qui aspettando che venga rinforzata, però a questi ragazzi va dato un grande applauso, perché credo che sono ragazzi per l'impegno impagabili, per l'abnegazione, per il fatto che vengono da tutti i giorni qui ad allenarsi. Sapete bene com'è la situazione anche economica di questa società, ma noi stiamo qui, cerchiamo di fare il massimo. Quali sono, secondo lei, i settori della squadra che andrebbero rinforzati maggiormente? Ma guarda, in generale c'è bisogno di un rinforzo in tutti e tre i reparti, però credo in questo momento sia anche antipatico parlare. Siamo qui per analizzare la partita, analizziamo la partita. E allora, appunto, tornando alla partita, nell'uno contro uno, specie nel tempo quando sono entrati due giocatori della Casertana, fra cui Manco, davvero un fuoriclasse quello che si è visto, nell'uno contro uno il Cerecchia ha sofferto tantissimo, sempre colpa della condizione atletica? Ma credo che quando le gambe non rispondono, quando vai in affanno, questo riguarda tutta la rosa, non solo quelli che giocavano, perché abbiamo dei giocatori acciaccati, dei giocatori che stanno recuperando, purtroppo devi portare quelli che c'hai disponibili e quelli che hanno un minimo di minutaggio sulle gambe. Poi dopo è chiaro che succede questo, succede che se non c'hai le gambe nell'uno contro uno soffri, specialmente con giocatori di buona caratura come questi della Casertana. La salvezza è un obiettivo possibile secondo lei? Io credo che la squadra andrà a crescere fisicamente e di personalità, e chiaramente mi aspetto anche qualche altro giocatore per rinforzare la rosa. Credo che poi ci potremmo anche divertire. Questa l'analisi post gara di mister Ferretti. Mister Sperduti, condivide l'analisi di Ferretti o può farle qualche appunto da collega? Appunti no, io direi che si può focalizzare bene quello che alcuni aspetti dell'intervista di mister Ferretti. Poi uno non conosce il lavoro, non conosce diciamo la squadra in modo approfondito come la può conoscere lui. Lui ha focalizzato appunto alcuni aspetti che sono quello che ti dicevo anche io prima, che le partite, cioè non è una partita strana, il calcio è anche fatto così. Noi vogliamo sempre razionalizzare uno sport che comunque ha la, diciamo, come base una grande abilità tecnica e appunto una dose di casualità, voglio dire. Quindi è chiaro anche che bisogna fare i conti anche con questo tipo di aspetto. Poi lui ha detto a chiare note di essere in una società, in una squadra in questo momento che è un cantiere aperto, ha parlato di una trentina di giocatori che stanno in prova, quindi paradossalmente non penso neanche che il suo atteggiamento tattico sia stato sbagliato, perché parlando di una squadra diciamo talentuosa come la Casertana, essere in doppio vantaggio e farli venire dentro la tua propria area difendendo da oltranza, penso che non fai altro che anticipare quello che poi magari è successo dopo. Poi è chiaro, un po' di benzina manca, un po' di lucidità pure, la squadra avversaria ha del talento non indifferente e ci può stare anche questo, però è chiaro che stiamo parlando di una società e di una squadra che in questo momento non è ancora compiuta e non lo sarà, credo, neanche per le prossime, insomma, per gli impegni a breve che avrà questa squadra. Dovrà essere ancora migliorata, dovrà capire il suo allenatore, dovrà capire tante situazioni, dovrà avere una stabilità pure di rosa. Quindi io però ho visto, m'ha colpito nell'intervista la fiducia che ha il mister. Questo è un punto su cui partire. Lui mi sembra abbastanza tranquillo che questa squadra, anche rinforzandola naturalmente, possa ambire a una salvezza tranquilla. Io per alcuni versi non condivido l'analisi di Ferretti, ma ovviamente siamo nelle opinioni e ovviamente io non sono un grande esperto di calcio. Cioè, innanzitutto i gol subiti sono stati subiti nei primi 6 minuti del secondo tempo. Ti permetto che io non ho visto nulla, non certo, sono addentro della situazione, mi trovo un pochino impreparato da questa notizia, mi rifaccio a quello che sento. Certo, quindi. Che a volte secondo me si non cercano scuse, ma si guarda poco in faccia la realtà. La realtà dice che il Cerecchia oggi è una formazione che non ha condizione atletica, ce l'ha molto poco. E questo lo dicono tutti, lo dicono i giornalisti, lo dicono gli allenatori, lo dicono i giocatori stessi. E quindi è un dato di fatto.
Chiuso in vantaggio il primo tempo 2-0, nella ripresa è ovvio che la benzina va a finire e quindi il giocatore non correndo sta fermo. Visto che stai vincendo e visto che sta fermo, è meglio essere fermi in difesa che essere fermi in attacco. No, ma io mi riferivo a un discorso diverso, non volevo mettere in dubbio il fatto che il CDEC non avesse una condizione. Dico che generalmente, tatticamente parlando, è meglio in una situazione di questo genere cercare comunque di tenere impegnata la squadra avversaria, di non tenerla molto nella tre quarti propria, proprio perché avendo del talento e avendo dei problemi ci può stare più facilmente che più tieni il pericolo vicino e più il pericolo possa essere devastante. Però chiaro, se si parla di una squadra che mi dici ferma sulle gambe, a questo punto sì, probabilmente stare un pochino più dietro, ma probabilmente non l'hanno neanche potuto fare perché non ce l'hanno neanche fatta a farlo, capito? Anche perché ha stupito che la Casertana ha sì ribaltato l'incontro, ma i primi due gol sono arrivati del pareggio. Sì. Dopo 3 minuti e dopo 6 minuti dell'inizio del secondo tempo, quindi dopo 15 minuti di intervallo, quindi in quei 15 minuti certo la condizione atletica non poteva essere. Ma guarda, dopo 15 minuti di riposo, i primi 6 minuti non può essere stanco. Guarda, tu hai ragione, perché comunque nel calcio esistono quelli che sono dentro al campo, quelli che lavorano con la squadra, quelli che guardano le partite, che giustamente ne vedono tante e hanno anche modo di poter esprimere un loro personalissimo giudizio rispettabilissimo. Io ti faccio un esempio stupido. La settimana scorsa a Roma-Bologna, la Roma prende un gol a 20 minuti alla fine, i giocatori avversari esultano, i giocatori di casa aspettano che tornano dall'esultanza, si rimettono in posizione, la squadra che subisce il gol c'entra la palla, mettici anche questo di aspetto, e prende un altro gol, la difesa schierata, e in tutto passano 56 secondi. Secondo te va imputato a qualche cosa di tattico, a qualche cosa di particolare? Purtroppo ci sono delle situazioni che sono... il calcio non spiega tutto. Noi a volte ci vogliamo illudere che nel calcio si possa spiegare tutto. Purtroppo è uno sport, ti ripeto, di abilità, di fisicità, di emozioni, di emotività, di una zolla, di una palla che gira in un modo. Poi certo dietro c'è anche un discorso che mi fido di ciò che dici tu, se è una squadra che sta sulle gambe sicuramente dovrà lavorare in tal senso, però ti ripeto, sarebbe bene che tutti capissimo, ma a partire da noi, che io sono allenatore e cerco sempre di darmi delle spiegazioni, che nel calcio non ci sono spiegazioni per tutto. Ora, dopo la partita abbiamo sentito anche l'opinione di tre giocatori, Mereu, Picciollo e Severini. Ascoltiamoli nelle appunto nostre interviste post partita. Severini, centrocampista del Civitavecchia. Oggi una sconfitta che sicuramente fa male, visto che si vinceva 2-0 e se ne è sotto 3-2. Tra l'altro, però la partita si era aperta con un tuo bellissimo gol che ha fatto esultare tutto lo stadio. Sì, il nostro approccio alla partita è stato buono e abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Poi al secondo tempo siamo una squadra giovane, non dico che ci può stare, però siamo entrati col piglio sbagliato, arrivavano prima sulla palla e ci hanno punito. La nostra preoccupazione era appunto i primi 20 minuti del secondo tempo e come sapete tutti è andata così. Anche perché appunto sotto accusa è la condizione atletica, ma i due gol della rimonta della Casertana sono stati segnati a inizio della ripresa, quindi dopo i 15 minuti di riposo, quindi immaginiamo che magari la condizione atletica è subentrata dopo negli eventuali errori che avete commesso. Senza dubbio, questo sì senza dubbio, però noi siamo, ripeto, come ho detto prima, siamo una squadra giovane e abbiamo, ripeto come ho detto prima, l'approccio iniziale è stato perfetto. La condizione sì, come ho detto te, è subentrata dopo, però ripeto, siamo una squadra giovane, abbiamo sbagliato l'approccio del secondo tempo e è andata così, non possiamo farci nulla. Pensi che questo Civitavecchia possa ottenere la salvezza in campionato? Noi giocatori ce la mettiamo tutta, del resto come lo staff, come tutti quanti, e diamo il nostro meglio ogni partita e speriamo già la domenica prossima di cancellare subito questa sconfitta come del resto quella scorsa e tentiamo di fare il nostro meglio con tutte le partite. Siamo qui con Matteo Picciollo, autore del secondo gol del Civitavecchia. Abbiamo già parlato anche con il tuo compagno Severini e con il mister, una sconfitta che sicuramente fa male perché è subita in rimonta. Quale pensi che sia la causa principale di questi tre gol subiti? La causa principale secondo me è la loro spinta maggiore.
rispetto a un primo tempo dove abbiamo dominato noi. Secondo me, più che altro, a parte le condizioni fisiche e cose, loro hanno messo un attaccante in più, hanno creato più spinta offensiva con i due esterni larghi, due uomini in mezzo, abbiamo sofferto più che altro la spinta offensiva, ma non penso che sia stata una partita così, diciamo, squilibrata al secondo tempo, perché comunque noi anche abbiamo provato ad attaccare, certo abbiamo fatto più fatica perché ogni palla che arrivava dietro dovevamo liberarla spazzando, quindi è difficile giocare, capito, palla avanti, palla indietro. Forse non era il caso, visto il primo tempo chiuso in vantaggio per 2-0, di chiudersi maggiormente nella ripresa? Ma no, perché tanto poi se magari ti chiudi ti fanno 3 gol, lo stesso discorso. Non penso sia quello, perché si sa che a volte pure chiudendosi si prendono 3 gol. Non penso sia quella la motivazione. Il Cidecchia può ottenere la salvezza, secondo te? Sì, se la squadra è quella che ha giocato il primo tempo può arrivare pure a metà classifica e sopra. Il livello è questo della Serie D. Non ci sono gli extraterrestri. L'unica cosa che manca quindi è la condizione atletica, diciamo. Sì, condizione atletica, sì. E comunque siamo una squadra messa insieme all'ultimo momento, dobbiamo ancora trovarci. Secondo me questo è importante. Anzi, oggi abbiamo la prestazione del primo tempo, non siamo secondi a nessuno. Abbiamo fatto una partita da grande squadra. Una sconfitta subita in rimonta, il primo tempo chiuso in vantaggio per 2-0. Sicuramente c'è molta rabbia nello spogliatoio del Civitavecchia. Rabbia, insomma, soprattutto rammarico perché per la prestazione del primo tempo, che a Roma si dice gagliarda, tosta, su tutti i palloni stavamo bene, molto bene. Il secondo tempo purtroppo forse c'è stato un po' di calo fisico, magari prendere il gol subito nei primi 10 minuti ci ha un po' tagliato le gambe, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno e ripartiamo dal primo tempo. Con il primo tempo appunto chiuso in vantaggio 2-0, è una domanda che già abbiamo fatto ai vostri compagni. Nella ripresa forse era il caso di partire un po' chiuso in difesa, o comunque era giusto giocarla a viso aperto? Ma no, l'importante era continuare a giocare come il primo tempo, ribattere palla su palla, solo che magari ci è mancato quel pizzico di brio in più che avevamo nel primo tempo e ripeto, il gol nei primi minuti ci ha tagliato un po' le gambe, quindi si fa tutto un po' più difficile, l'avversario prende coraggio, quindi è difficile, è rimasto tutto difficile. Poi hanno trovato subito il 2-2, penso con 10 minuti hanno trovato il 2-2. 6 minuti di 2-2, pensa, è stato tutto più difficile. Poi ecco, col passare del tempo si poteva portare ormai a casa il pareggio, però... La salvezza pensi sia un obiettivo possibile per questo Civitavecchia? Ripeto, se Civitavecchia è quello del primo tempo, la salvezza è a nostra portata e ci togliamo, penso, belle soddisfazioni. Speriamo di prendere ancora un po' più di condizione fisica, così reggiamo 90 minuti come il primo tempo. Questa, dopo l'analisi di Mister Ferretti, è l'analisi di 3 dei giocatori schierati in campo. Anche loro, come ovviamente ovvio che sia, hanno messo sotto accusa la mancanza di condizione atletica. Qui tre indizi fanno una prova, no? Qui diciamo. Purtroppo nessuno ha messo in discussione la mancanza. Qui io farei 2 considerazioni. La prima è che chi fa il calciatore in Serie D spesso lo fa per lavoro, cioè fa solo questo. E quindi a mio avviso, anche se non ha squadra, dovrebbe sempre essere pronto. Quindi non è una scusa che a mio avviso può essere accettabile, nel senso tanti altri sport, come la pallavolo, il basket, lo stesso hockey, lo sport che faccio io, uno sport molto minore, ci tiene in forma per se stessi. Quindi quando io sono un calciatore e cerco squadra, io comunque a luglio, anche se sono da solo, mi alleno. Così se poi a settembre trovo squadra sono già pronto, poi non avrò la tattica, non avrò la condizione fisica al 100%, ma almeno all'80%. Mi trovi perfettamente d'accordo su questo discorso, perché io quando parlo ai miei calciatori dico: guardate che noi stiamo facendo il massimo campionato regionale. Non sarebbe corretto dire questo, perché il massimo campionato dilettantistico dovrebbero essere appunto la Serie D, ma sappiamo perfettamente che la Serie D è un campionato di semiprofessionisti, di gente che fa solo quello,
di giocatori che fanno appunto solo i giocatori, di allenamenti alle 14:30, di 6 allenamenti settimanali, quindi non stai parlando di un dilettante. Quindi su questo concordo con la tua analisi, perché un calciatore che vuole giocare in Serie D, insomma, non si può far trovare in cattivissime condizioni atletiche. Se poi chiaramente si parla di una squadra intera, qualche problema da questo punto di vista qui c'è. E questo è un primo aspetto che, diciamo, attribuisco ai giocatori, ma non a uno o quell'altro, ma a tutta la classe dei Sì, un calciatori. discorso ampio, chiaro. Cioè, io se sono un atleta, mi reputo tale, voglio uno stipendio, voglio essere pagato, è giusto che anch'io offra il mio lavoro. Io Quindi rimarrei io. male come allenatore se trovassi un calciatore in cattive condizioni in questa categoria, perché le categorie le fanno apposta, anche per questo. Non è solo un fattore tecnico, ci può essere un fattore lavorativo, un fattore di allenamento. Le categorie esistono perché probabilmente ci deve essere una differenza. Io mi ricordo quando io ero più giovane, un certo Cassese che giocava a Civitavecchia, che L'ho allenato. andava a correre la mattina, andava a nuoto il pomeriggio, Ma andava. Cassese ci va ancora a correre, è E infatti una cultura in campo poi personale. era un atleta che correva 90 minuti, È e un lì vai al di 76. là dell'allenatore, ha detto che è una condizione fisica personale, Sono voglio, mi vado ad perfettamente allenare per essere al 100%. d'accordo, anche perché poi quella è la tua professione se fai questa categoria. E il secondo aspetto da sottolineare è che il Civitavecchia in classifica a un punto dopo 4 giornate, è che la condizione fisica non si prova in 10 giorni, cioè non è un regalo sotto il comodino, bisogna cominciare ad allenarsi, quindi bisogna affaticarsi, quindi bisognerà avere le gambe pesanti, e poi si avrà una buona condizione, parliamo di Natale, parliamo almeno di 2 mesi. Poi l'aggravante è anche il fatto di questa molteplicità di giocatori, 20, 30 che arrivano al campo, cioè tu non è che puoi ricominciare sempre da capo, pure questo, c'è cioè un allenatore, ti spiego, non è che può lavorare sulla potenza aerobica a ottobre-novembre, quella ormai l'hai mandata a benedire se non ce l'hai, devi fare comunque altre cose, ti devi adattare, ti devi arrabattare, devi cercare di tirare fuori il massimo anche essendo consapevole che alcune cose non le potrai migliorare più di altre, non è che tu a dicembre avrai una condizione ottimale, nel Sfavillante. senso che appunto ci sono delle capacità condizionali che tu non puoi toccare in alcuni momenti della stagione. E quindi arrivare a questo punto, cioè la mia visione della situazione è alquanto pessimistica. Una società beh, già che ha dei problemi di per sé e li sanno ormai anche i muri, ma una squadra che non ha un'idea tattica, perché i giocatori fino all'altro ieri continuano ad arrivare e anche questa settimana ne arriveranno ancora tanti. Quindi. Fisicamente sono tutti giù. E il campione corre intanto, cioè le altre si allenano, nessuno sta a guardare giustamente. Sì, certamente, Qui questo se si entra in no, forma, che è gennaio, sei già con 15 punti in non è arretrato. un buon viatico, devi cercare di trovare la forza di andare a lottare con quelle squadre che appunto si daranno battaglia per rimanere nella categoria, su questo non c'è dubbio, anche perché partendo così da adesso non conosco bene neanche il livello di questo campionato, perché non lo seguo per ovvi motivi, perché sono impegnato con la mia squadra in un altro campionato, quindi non posso neanche seguirlo per ovvi motivi. Però, come è giustamente evidenziato, non andremo sicuramente incontro ad una squadra che avrà una condizione ottimale, credo, per gran parte dell'anno, e quindi Cioè, anche il cominciando. talento magari potrebbe risolvere qualche problema con qualche giocatore che magari è un pochino sopra la media, questo Cominciando a è lavorare possibile. oggi fisicamente, come diceva appunto il mister Ferretti all'intervista, cioè che ci metteremo sotto fisicamente, quando secondo lei si arriverà a una condizione, non dico sfavillante, ma almeno accettabile? Cioè, almeno su 90 minuti correre ne 70. Ti A far quale ripeto, c'è chi corre 40 minuti, mezz'ora? Non sì, ti è ripeto, molto poco. ci sono delle capacità condizionali che sono quelle appunto che riguardano la condizione atletica che non possono essere comunque migliorate più di tanto in questo momento della stagione. Stiamo parlando per esempio della potenza aerobica che viene fatta nella parte iniziale della preparazione, che viene richiamata nella parte magari quando c'è la sosta di Natale, ma che tu non puoi andare ad allenare in tempi più avanzati come possono già essere quelli attuali. È chiaro che credo che dovranno lavorare sulla forza, sull'assistenza specifica, però si può recuperare cioè si può recuperare una condizione accettabile per poter cercare di giocarsi queste carte, però poi ti deve aiutare anche la qualità dei giocatori, ci devono essere comunque dei giocatori che fanno parte di questa categoria, che hanno una buona qualità e che possono sopperire con gesti tecnici, con sicuramente
situazioni dove si possono leggere le partite, dove si possono leggere i momenti, come dicevi giustamente tu, in un momento in cui la condizione è migliore, non sarà perfetta, però un doppio vantaggio magari lo riesci a gestire in modo diverso. Ora, prima di chiudere la parte del Civitavecchia Calcio, guardiamo con l'aiuto delle grafiche la situazione relativa al girone del Civitavecchia in Serie D. Quindi partiamo prima con i risultati per vedere chi ha vinto e chi ha perso nella quarta giornata di Serie D del girone G. Se la regia può aiutarmi, mandiamo le grafiche. Le grafiche a quanto pare non ci vogliono, sono pronte. Non allora, ci vogliono aiutare. Ecco. Ah, ecco qui, sono arrivate. Allora, Sarnese prima con 12 punti. Sef Torres, Sora, Neapolis a quota 10. Lupa Frascati a quota 9. Casertana e Budoni 7. Porto Torres, Isola Liri 6 punti. Anzio Lavinio, Arzachena, Palestrina 4. Cinzia 1920 3. Selagius 2. Iria 2. Civitavecchia e Sant'Elia 1. Ostia Mare 0. Se vediamo anche i risultati per renderci conto di domenica chi ha vinto e chi ha perso: Arzachena, Torres 1-3, Civitavecchia Casertana come ampiamente detto 2-3, Lupa Frascati, Sant'Elia 2-0, Ostia Mare, Cinzia 0-2, ed è una sfida tra due squadre che stanno entrambe a 0 punti prima di questa domenica. Porto Torres, Palestrina di Pirozzi 0-0, Iria, Neapolis 1-2, Sarnese, Anzio Lavinio 2-0, Sarnese ancora qua a 12 punti, punteggio pieno, Selargius, Budoni 1-3, Sora, Isola Liri 1-0. Io vorrei parlare un minuto di Ostia Mare, allenato dal Civitavecchiese Paolo Caputo, dopo 4 giornate ancora 0 punti, una sorpresa in negativo questa. Una sorpresa in negativo, anche perché l'allenatore è uno che sa il fatto suo e, come dicevamo prima quando parlavamo del Civitavecchia in toni disastrosi sul discorso atletico, sicuramente la squadra di Paolo Caputo non credo che abbia di questi problemi. Purtroppo ti ripeto quello che ti ho detto prima: nel calcio non è una scienza esatta, non tutto gira come dovrebbe girare, a volte uno ci mette del suo e si complica la vita, a volte ci pensa il destino e l'imprevedibilità che rende appunto questo gioco bello e brutto allo stesso tempo. Quindi io auguro a Paolo di riprendersi quanto prima, perché è un allenatore capace, un allenatore che sa fare le squadre, che le sa allenare, le sa portare avanti, e quindi mi sorprende che non abbia ancora fatto punti in questo campionato. E con questo intervento chiudiamo la prima parte di Sport in Provincia dedicata al Civitavecchia Calcio e alla Serie D. Ora, dopo i nostri consigli pubblicitari, torneremo in trasmissione per parlare di eccellenza, in cui abbiamo anche oggi un punto di forza, avendo un allenatore che mira appunto in quella categoria, e del campionato minore di promozione. Rimanete in linea.